La tutela ambientale è uno degli elementi di una lotta condivisa che tutte e tutti dobbiamo portare avanti da ora in avanti e che abbiamo portato fino ad ora avanti come studenti, come studentesse, come giovani, ma non solo, perché è una lotta che dobbiamo portare avanti al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, perché le lavoratrici e i lavoratori sono i primi e le prime ad essere lesi dalla mancata tutela ambientale. Lo vediamo ogni giorno nelle fabbriche, lo vediamo ogni giorno nelle raffinerie, lo vediamo ogni giorno nelle centrali elettriche che bruciano olio combustibile. Lo vediamo ogni giorno laddove le condizioni di lavoro sono pessime e dove i primi a essere lesi dalle mancate tutele ambientali sono le lavoratrici e i lavoratori. Questo perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte a un ricatto padronale, quello per cui si dice o ambiente o lavoro, quello per cui i movimenti ambientalisti sono messi contro i movimenti sindacali, come se fosse una lotta fra poveri, perché l'unico a guadagnare in una lotta fra ambiente e lavoro è sempre e comunque il capitale, è sempre e comunque la coscienza padronale. L'abbiamo visto negli scorsi giorni al meeting annuale di Confindustria, dove la principale organizzazione datoriale di questo paese ha deciso di parlare poco, se non nulla, di riconversione ecologica, dove non si è parlato di condizioni dei lavoratori, dove si è preferito cambiare argomento, dove si è preferito parlare di pensioni, dove si è preferito parlare sostanzialmente di compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori che sono alla fine della loro vita. Noi come giovani probabilmente una pensione non la vedremo mai, noi come giovani probabilmente vivremo un mondo danneggiato dalla gestione che le classi dirigenti degli scorsi secoli, ma soprattutto dell'ultimo secolo, hanno avuto. Un mondo che è danneggiato nel suo ecosistema, un mondo che è danneggiato nella vita che tutte e tutti andremo a vivere, perché ci troveremo a lavorare in condizioni di lavoro scorrette, in condizioni di lavoro lesive dei nostri diritti e oggi dei diritti dei lavoratori. Per cui questa battaglia va portata avanti perché non esiste una contrapposizione fra ambiente e lavoro, esiste solamente la contemperazione di entrambi i diritti, esiste la contemperazione delle posizioni del sindacato che stanno al fianco, che sta a organizzare, sta al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori tutti i giorni, delle posizioni dei movimenti ambientalisti che tutti i giorni cercano di portare avanti una battaglia per un pianeta migliore, per un pianeta più equo. Dobbiamo riprendere quello che era il messaggio che 20 anni fa tante giovani e tanti giovani come noi hanno portato nelle piazze a Seattle, hanno portato nelle piazze a Rio, hanno portato nelle piazze a Genova, perché il movimento dei movimenti, quello che poi è stato definito no global da qualcuno, quasi in accezione dispregiativa, era un movimento che criticava gli effetti negativi della globalizzazione su tutte e tutti noi, gli effetti negativi della globalizzazione capitalistica che ha portato una compressione dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, soprattutto nei paesi poveri, e ha portato un inasprimento delle condizioni del clima. Il clima è innanzitutto un'emergenza sociale, perché come diceva qualcuno prima di me, adesso nei paesi più poveri del mondo, nei paesi della periferia del mondo, nei paesi del sud del mondo, la crisi climatica sta mietendo vittime e sta mietendo sangue e sta creando migranti climatici. Io la ferro, il sangue, il ferro, il pezzo, 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 il